Azzurri, un buonasera dal vostro Technology Maximum. Benvenuti nel mio primo commento post partita della stagione 2015-2016 dell'Inter. Quest'oggi sono qui per commentarvi Inter-Carpi, partita terminata ieri sera, giocatosi alle 18. Una partita abbastanza intensa, devo dire, una partita che ha avuto due squadre che si sono scontrate dal primo al 90° minuto, ma devo dire che se c'è stato spettacolo in questa partita è stato soprattutto merito del Carpi, squadra di Serie B che ha terminato lo scorso campionato con 80 punti, assoluta capolista, irraggiungibile dal Frosinone, squadra seconda, e squadra che comunque ci ha messo in difficoltà e ha fatto ricredere a tutti quelli che dicevano che non era una squadra da Serie A, che non poteva competere né con l'Inter, né con il Milan, né con la Juve e né con la Roma, anche se sono squadre completamente diverse, perché l'Inter e il Milan magari vengono da un periodo difficile, la Juve e la Roma ad esempio da un periodo... Sì, anche la Roma ha attraversato un brutto periodo, però comunque sono due squadre che sono in alto alla classifica, primo e secondo posto. Ma comunque si pensava, c'era gente che diceva che non avrebbe potuto scontrare nessuna squadra di Serie A, anche una squadra che era terminata quart'ultima, perché non era da Serie A. Ha fatto ricredere tutti, almeno penso, perché comunque ci ha messo in difficoltà al primo 90° minuto e penso che si possa dire che comunque una squadra messa bene, anche se siamo solo a luglio, a metà luglio, non è ancora completato il mercato, gli allenamenti sono appena iniziati, non c'era tutta questa voglia di vincere perché non era una partita importantissima, si trovano delle varie scuse, perché sì, è vero che non si può valutare una squadra adesso che siamo a metà luglio, io sono il primo a dirlo, però penso che qualcosina il Carpi l'ha fatto notare. Noi invece dal canto nostro abbiamo fatto notare che siamo una squadra competitiva, però abbiamo subito troppo, ci sono gli stessi errori difensivi e che bisogna migliorare soprattutto il reparto appunto difensivo, perché abbiamo schierato la difesa Ranocchia e Juan Jesus, che non sarà la difesa titolare perché Murillo e Miranda non erano al 100% e non potevano giocare da titolare già da questa amichevole. Però comunque abbiamo fatto vedere che il centrocampo anche si fa sfuggire qualcosa, Brozovic e Kovacic sono stati un po' imprecisi quando sono dovuti tornare in difesa, e Ranocchia e Juan Jesus sono stati solidi un po' sbadati. E D'Ambrosio invece ha fatto qualche errore, però giustificabile. E dal canto suo invece Di Marco, è un giovane, quindi non è che gli si può dare colpa. E c'è la tensione, perché comunque sta giocando da titolare, prima squadra, anche se è un amichevole, c'è sempre la tensione, quindi non gli si può dire niente a Di Marco. Però per il resto la fase offensiva è perfetta, perché ho visto delle grandi azioni create soprattutto da Hernandez e con Dogbia in avanti. Quattro azioni portate a rete e quattro azioni che non sono andate a buon fine, però con quattro diverse azioni che non sono andate a buon fine, però comunque ho visto che abbiamo creato molto e finalizzato quattro occasioni, che comunque non sono poche. Siamo stati anche un po' sfortunati in qualche circostanza. L'abbiamo fatto subito capire che in fase offensiva non abbiamo troppi problemi dal quarto minuto con il gol di Palacio, creato da un'azione di Kondogbia. Poi abbiamo fatto il solito errore difensivo con Ranocchia e Juan Jesus, e anche una tra virgolette papera di Samir Handanovic, dopo pochi minuti con il gol di Lasagna, veramente un bel gol, Cucchiaio a rientrare verso il centro. Abbiamo raggiunto però subito bene dopo 10 minuti con Icardi, altra bellissima occasione creata da Profeta Hernanes stavolta, che abbiamo finalizzato. E poi c'è stata un'altra bella azione creata questa volta da Brozovic, che dall'esterno sinistro si porta il pallone sul destro, si accentra, viene falciato nettamente da un centrocampista del Carpi, punizione da distanza ravvicinata dai 20-25 metri, su cui Hernanes non sbaglia, mette un pallone quasi all'incrocio dei pali, un po' più basso dell'incrocio dei pali, preciso, morbido, imprendibile per il portiere del Carpi Benussi, conosciuto molto in Italia come portiere della Sverona, Ascoli e Lecce. Queste sono state alcune delle squadre con cui ha giocato il portiere Benussi.
Dopodiché termina il primo tempo con il risultato di 3-1 in favore degli azzurri, un primo tempo stradominato dall'Inter, a differenza del secondo che inizia subito bene per noi con un'azione di Nagatomo che becca il palo, veramente un ottimo Nagatomo quest'oggi, becca il palo lungo solo davanti alla porta con Benussi spiazzato, mette in buca il gol del 4-1. Però il Carpi subito si fa vedere che ha voglia di segnare, fa vedere che crea più occasioni e che è padrona del secondo tempo, assoluta padrona del campo nel secondo tempo. Infatti al 68esimo, dopo una bellissima azione di Letizia, difensore centrale del Carpi, si è fatto molto vedere, devo dire, in questa partita, ha fatto un'ottima partita, molto più che sufficiente, quindi gli faccio i miei complimenti. Mette un pallone verso l'esterno. Cross dentro di un centrocampista del Carpi, arriva tutto solo Ryder Matos che non sbaglia davanti a Radu, portiere appena entrato della primavera dell'Inter. Devo dire che questo è stato un bellissimo gol, quasi imprendibile per Radu. Quindi già subito qui il Carpi aveva avuto diverse occasioni e una, dico per fortuna perché se l'ha meritata, l'ha finalizzata. Quindi 4-2 per l'Inter, termina così la partita con una partita, ho detto, abbastanza equilibrata perché il primo tempo sarà dominato da noi e un secondo tempo più in favore del Carpi, possiamo dire. E un arbitro assolutamente corretto, una delle partite più corrette che abbiamo visto, anche se è un'amichevole, lo dico. E quindi questa è stata la partita. Io devo dire che comunque sono contento perché ho visto una buona Inter. E ripeto, faccio complimenti al Carpi perché è stata superiore nel secondo tempo, superiore nel primo, ma comunque si è fatta valere molto. E faccio complimenti a Danes, Kondogbia e Kovacic che hanno dominato il centrocampo, l'hanno gestito bene. Anche Brozovic non ha deluso, però ha avuto qualche errore. La difesa ha avuto sempre qualche sua pecca. D'Ambrosio ha giocato bene, Di Marco si è fatto vedere molto, ha fatto capire che è un grande giocatore. Ottima impressione del ritorno di Longo, ha avuto un'ottima impressione, l'abbiamo avuta penso tutti, anche se non ha giocato una partita spettacolare, ha segnato un gol subito, insomma ha fatto una buona partita, possiamo dire, anche se non spettacolare al 100%. E ottima partita di Palacio e anche molto, una partita molto buona da parte di Mauro Icardi. Questo è quello che penso io su questa partita e comunque anche, anzi mi sono scordato, Handanovic che comunque ha fatto qualche errore ma rimane comunque un portiere da Inter. Io vi invito comunque a farmi sapere nei commenti se siete d'accordo con me e se non siete d'accordo con me, come avete visto questa partita. A lasciare un bel mi piace, un commento, se volete non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale che vi lascio come sempre in descrizione, tanto per ricordarlo. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Technology Maximum. Ciao ragazzi!